Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eh, okay. All'inizio mi avevano fatto il dubbio che potesse essere meglio fare questo speech in inglese, però così direi che siamo... Does, does anybody do, does not understand Italian in this room? Two people? Um, ok. <laughs> I'm sorry? Uh, nope. Um, but um, parts of the slide are in English. Um, and I can recap something of this outside afterwards if you want. Um, okay. Brevemente, because the presentations are Io mi occupo di sicurezza delle informazioni per eh, un'azienda di produzione automobilistica dove seguo sia la parte di Gran Turismo che la parte di Formula 1. Eh, non sarà un talk tecnico, infatti questa sarà forse la mia più grande difficoltà nel senso che io finora ho sempre fatto presentazioni ad eventi dove si trattava di argomenti di tipo tecnico informatico e cercherò di raccontarvi soltanto cose che non abbiate già sentito, quindi non... Non vi parlerò di Aaron Schwartz perché ne hanno parlato ieri sera. Non vi parlerò eh, di, particolarmente di Snowden o di Akin Team o di altre cose che comunque sentirete durante il resto del festival. Io ho cominciato perché in famiglia prendemmo un Commodore nell'87, da allora non ho mai più smesso di giocare con i computer, mettiamola così, e. Durante lo speech ci saranno un po' di eh, slide in inglese o citazioni in inglese perché il mondo tendenzialmente dell'information dell technology, nello specifico dell'information security, è molto legato alla lingua inglese e alcune cose tradurle aveva un senso relativo. Cercherò all'inizio di farvi una breve panoramica di alcuni termini che dovreste conoscere o dovreste avere già sentito nel caso vi occupaste di um, eventi di security relativi al, uh, all'informatica. Successivamente vorrei raccontarvi un po' di che cosa è stato l'hacking, come è nato l'hacking, come si è sviluppato nel tempo e um, per farlo vorrei scegliere, vorrei percorrere insieme a voi un una selezione di, di eventi diciamo dall'inizio del secolo e, per ultimo vorrei cercare di confrontarmi con voi, spero che ne rimarrà il tempo e cercherò di andare un po' veloce eh, appunto su quello che può essere il rapporto tra gli hacker e i giornalisti, ovvero tra le persone che in qualche modo si interessano in modo quasi maniacale credo eh, di alcuni aspetti dell'information technology, dell'information security e chi ne parla o chi se ne occupa o chi in qualche modo eh, è costretto a relazionarsene. Sfortunatamente il tema dell'information security è eh, complicato, è complesso. Eh, ha molti requisiti perché per parlarvi di information security, per parlarvi di hacking, per parlarvi di problemi specifici di piattaforme, di software, di criptografia, bisogna che in primo luogo siamo tutti d'accordo su quali sono le basi? Che cos'è l'information technology? Di che cosa stiamo parlando? Come funziona un linguaggio di programmazione? Eh, che cos'è lo stack? Che cos'è un buffer? Come funziona internet? Ci sono moltissime cose in teoria da sapere nel dettaglio per potersi poi avventurare nel come romperle. Come fanno a non funzionare come ci si aspetta? Come si fa a sovvertire il funzionamento di un oggetto senza sapere come dovrebbe funzionare normalmente? In generale, e eh, qui mi ripeto, eh, eh, semplificare troppo tende a non portare a delle corrette conclusioni. LOC, eh, Lines of Code. Questo acronimo indica la quantità di righe di codice di qualcosa in generale. Può essere il vostro tostapane come può essere un altro oggetto viene generalmente utilizzato come un indicatore estremamente generico ed estremamente superficiale della complessità informatica di qualche cosa. Eh, questo perché eh, il numero di righe di codice necessarie per far funzionare qualcosa solitamente è appunto proporzionale alla quantità di cose che questo oggetto deve fare o di decisioni che deve prendere e così via. Per cominciare vi parlerò brevemente dello Space Shuttle. Conosciamo tutti, credo, lo Shuttle. L'intero codice che girava a bordo della navetta era 400.000 righe di codice e non si è mai registrato nessun incidente allo Space Shuttle che dipendesse dal codice che girava a bordo della navetta. C'è un asterisco perché... Vabbè, prima di tutto sappiamo tutti che gli unici due incidenti che hanno afflitto il programma Space Shuttle, eh, quello eh, dell'86 e quello del 2003, furono entrambi dipendenti da un problema meccanico di costruzione degli oggetti. L'altra cosa è che la NASA utilizzava una metodologia per lo sviluppo software dello Space Shuttle molto particolare e molto unica. C'è un articolo su internet che ne parla, nel caso foste curiosi vi, vi invito a leggerlo. Eh, il FADEC, la 400, è un aereo militare prodotto da Airbus. Airbus ha la base eh, di produzione della parte militare in Spagna. Eh, il FADEC è quel pezzo di un motore che si occupa di fare in modo, soprattutto in un turboelica, ma anche in altri tipi di motori, di fare in modo che nel momento in cui io aumento o diminuisco la manetta all'interno dell'abitacolo, il motore faccia la cosa giusta che io mi aspetto, quindi sulla base di velocità, temperatura, quota, pressione del carburante, eh, umidità dell'aria e così via, aumenti o diminuisca tendenzialmente la propria potenza. Eh, A luglio 2015, eh, nei pressi di Siviglia, durante un volo di test precipita un Airbus 400. Non è un problema di assemblaggio, non è un errore umano, è un problema di validazione software. Nel momento in cui, in una certa, subito dopo il decollo, eh, il pilota si è trovato in una situazione in cui ha messo il motore, il motore non ha risposto come ci si aspettava per un bug, fondamentalmente. In realtà è stato un grosso errore procedurale, nel senso che il motore è stato montato senza fare tutte le verifiche che sarebbero state opportune. Un drone militare eh, statunitense, tipicamente siamo intorno ai 3 milioni e mezzo di righe di codice, eh, il Curiosity Rover 5 milioni di righe di codice, solo la parte di avioni che supporto al volo di un Boeing 787 sono 6 milioni e mezzo di righe di codice. Perché ve lo dico? Perché viene stimato che nella migliore delle ipotesi ci sia un errore, un bug ogni circa 4.000 righe di codice. E attenzione, io intendo un bug, non un bug di security, non un bug di safety, quindi non necessariamente qualcosa che metta in pericolo l'utilizzatore di quel software o che permetta di sovvertire il funzionamento del software. Questo è l'unico dato di cui sono abbastanza sicuro. Firefox, browser open source, 9 milioni di righe, Android 12 milioni, l'intero 787, 14 milioni di righe. L'F35 nel 2013 contava circa 23 milioni e mezzo di righe di codice. L'F35 è un altro degli aeroplani che non sta in piedi senza il software. Cioè non è, eh, già l'F16 non era intrinsecamente stabile quando lo disegnarono. L'F35 prosegue questa eredità. Office 2013... E l'LHC, il Large Drone Collider, eh, il, lo vogliamo chiamare uno strumento di ricerca con cui hanno scoperto il bosone di Higgs, circa 50 milioni di righe di codice. Si stima che a bordo di una vettura ci siano circa 100 milioni di righe di codice. Una vettura, eh, e non sto parlando di eh, vetture di ricerca, non sto parlando delle self-driving car di Google, non sto parlando dei test della Tesla, sto parlando della vettura come quella che posso avere io o che potete avere voi. Tra centraline, sensori e tutta una serie di altri dispositivi elettronici, più o meno ci aggiriamo su quelle cifre. Le metodologie di sviluppo del codice delle vetture non sono le stesse della NASA, ma non credo che ci sia bisogno di sottolinearlo. La security fondamentalmente si compone di questi elementi. La security è confidenzialità. Solo e soltanto quelli che hanno il diritto di accedere ad un'informazione devono potervi avere accesso. Coloro che non devono poterla leggere o vedere o trattare non devono poterla vedere. Integrità. Se io ho un'informazione, un testo scritto, eh, e questo... Testo viene alterato senza che questo si sappia, si veda, o io non sono in grado di garantire che questo testo mantiene la propria forma e il proprio contenuto, sto violando l'integrità del testo. Questo tipo di problema lo risolviamo con degli algoritmi di hashing, cioè delle cose che ci garantiscono che il contenuto è stato inalterato. Disponibilità: nel momento in cui io ho necessità di. Mh, Arrivo a casa la sera, desidero vedermi un film, se ehm, non ho la possibilità di fruire del contenuto sto violando uno dei caposaldi della security. Eh, I denial of service, quindi la negazione del servizio, nel in quegli episodi all'interno dei quali un sito web non è raggiungibile o voi non siete in grado di mh, accedere all'on-banking piuttosto che andare sulla vostra webmail, sono... Mancanza di disponibilità. Eh, Dangier, che è una persona che ha molto da dire in questo campo, definisce la sicurezza eh, come l'assenza di un imprevisto che non sia mitigabile, ovvero diamo tutti per scontato che ci sia qualcosa a cui possiamo non aver pensato. Eh, qualcuno diceva: eh, ci sono eh, delle cose che sappiamo di non sapere. E delle cose che non sappiamo di non sapere. È difficile guardarsi da quelle che non sappiamo di non sapere. Questo è quello che dovrebbe garantire la security. Eh, In Qtel è un'azienda che fa eh, investimenti, è un venture capital che fondamentalmente rappresenta la CIA. Questo non è un mistero per nessuno. Eh, sono, tanto per intenderci, quelli che finanziarono l'azienda che poi è stata acquisita da Google ed è diventata Google Maps. Google Earth, Google Maps. Questo è un altro concetto importante. Eh, so che nella presentazione precedente c'era un altro iceberg, ma io qui vorrei rappresentare una cosa diversa. Intern internet non è il web, cioè separate il concetto che quello che vedete con un browser sia internet. Prima di tutto perché, perché quello che vedete con un browser funzioni, ovviamente ci deve essere altro che non è il browser. E ci sono molti altri protocolli, software mi vengono in mente, non lo so, lo scaricamento delle app dal cellulare è comunque transito su internet, eh, Netflix, la musica in streaming, eh, sono cose che non sono web, ma sono internet. E il rapporto tra il web e quello che viaggia su internet, secondo me, è più o meno sensibilmente quello. Eh, sentirete molto la parola cyber, va molto di moda. Cybercrime, la cyber defense, la cyber war. Io ho letto adesso non me le vorrà, spero l'avvocato, ho letto cyberbullismo ora. Io non sono particolarmente un purista della lingua italiana, ma a me queste cose non piacciono moltissimo. Non sto a rileggervelo. Cyber è un profisso che deriva da una parola greca. Il primo esempio che ne vediamo è del 48. Eh, Norbert Wiener faceva ricerche di interazione in qualche modo animale-macchina. Eh, ed è il primo, almeno sembra, nel 98 è Robert Trapp che nell'introduzione ad un convegno a cui stava partecipando, cita eh, Neuromancer di eh, William Gibson come il primo libro in cui venga fatto uso di una parola composta cyber. Nello specifico è cyberspace. Non so se qualcuno di voi ha letto Neuromancer. Un'altra parola citata all'interno del libro, che forse vi è più nota, è the matrix. Mm, secondo me c'è un po' di abuso di questa parola, ma passeremo rapidamente su questa slide. <ride> che cos'è uno zero day? Uno zero day è una cosa molto, molto rilevante. Eh, è fondamentalmente una vulnerabilità all'interno di un software. Tipicamente questo termine viene usato in un contesto in cui questa vulnerabilità ha delle ripercussioni in ambito security. Quindi sono in grado, grazie ad uno zero day, di sovvertire il funzionamento di un software o di un'architettura o di qualche cosa, senza che sia disponibile in qualche modo una contromisura. Viene chiamato zero day perché nel momento in cui questo bug diventa noto, chi è in grado di porre un rimedio a questo problema ha zero giorni di tempo per preparare una contromisura. Gli zero-day ovviamente hanno nell'ambito di una guerra di tipo digitale valori altissimi se sono applicabili a software estremamente diffusi perché danno la possibilità di avere un amplissimo parco di applicazione e la probabilità che magari qualcuno che è di interesse da, da parte di chi vuole usare uno zero day, abbia quel software, ovviamente si alza. Sono spesso utilizzati, ma eh, non in modo diffuso, all'interno di malware e più spesso all'interno di quelli che vengono chiamati APT, gli Advanced Persistence Threat, altro termine che viene forse usato un po' troppo mh, di frequente, ma che comunque indica attacchi molto evoluti e molto diretti ad obiettivi specifici. Sono in buona parte diciamo, la base per lo sviluppo delle armi digitali. Passiamo a temi forse un po' più divertenti. 1903. John Ambrose Fleming è il collaboratore di eh, Guglielmo Marconi durante una dimostrazione della tecnologia della radio. Marconi ha realizzato la radio di recente, vuole portare questa innovazione tecnologica in un campo commerciale, quindi vuole diffonderla e quindi fa gli incontri con gli investitori per dimostrare l'utilità di questa sua nuova tecnologia. Marconi in quel momento si trovava in Cornovaglia, era a circa 400 km di distanza da Londra perché ci si aspettava che lui dalla Cornovaglia trasmettesse dei messaggi e che a Londra Fleming li decodificasse, vi ricordo che si parla ancora di trasmissione di codici Morse, quindi li decodificasse a come dire, beneficio dei clienti. Eh, il problema qual è? Che prima di Marconi arriva qualcun altro e quindi eh, il signor Neville Maskelin che detto per inciso... È curiosamente il figlio dell'inventore della toiletta a pagamento. <ride> è, il, è, è merito di suo padre, il motivo per cui in inglese si dice: um, excuse me, I have to pay a penny. Che è un termine che viene usato in lingua inglese per dire devo andare in bagno. Um, quindi Maskelin prima di Marconi inietta, passatemi il termine, all'interno della ricevente a Londra storielle offensive, insulti nei confronti degli inventori. Ora, era solo astio, era solo cattiveria? No. Anche Mascalin aveva lavorato alla ricerca di una tecnologia simile, ma Marconi era arrivato prima e quindi sicuramente c'era una componente emotiva, personale molto forte. Ma su questa si sono basati i proprietari, le corporation, proprietarie dei cavi transoceanici, nel senso che le telecomunicazioni esistevano già nel 1903, solo che eh, i telegrammi viaggiavano sul filo invece che via radio. I proprietari del filo, guarda caso, stavano tentando di screditare la tecnologia radio. Lo fecero assoldando questo signore in modo che facesse fare loro una cattiva figura. 1939, Enigma. Questa credo la conosciamo bene o male tutti, abbiamo visto tutti il film. Quello che forse in meno sanno è che in realtà una versione dell'Enigma era già stata violata dai polacchi in anticipo, diciamo nel 1932, e che Enigma in sé non aveva nessun errore implementativo, cioè era una macchina, se sia mh, impreciso dirlo, era una macchina crittografica perfetta. Venne violata perché c'erano degli errori operativi di utilizzo, nel senso che ad esempio all'inizio della trasmissione la procedura prevedeva che alcuni messaggi fossero ripetuti. Ora, fare crittografia di testo ripetendo il testo in chiaro solitamente è una cosa mm, mm. sbagliata. 55. Al MIT c'è il primo uso documentato del verbo to hack nel significato in cui eh, lo intendiamo noi, cioè ehm, come dire, mettere le mani. Ehm, io sono Emiliano, dalle mie parti diremmo cipollare o pistolare, qualche cosa. Ehm, Ovviamente c'erano, lavorando con la corrente elettrica, anche problemi, diciamo, di ordine di, di, di sicurezza, inteso come safety e non come security. Eh, quindi, 61 anni fa, il 5 aprile del 55, questo è il primo uso che noi abbiamo stampato del verbo to hack. 56, il freaking. Il freaking è stato eh, forse il primo diffusissimo. Campo in cui i curiosi della tecnologia si sono avventurati, le centrali telefoniche, le linee telefoniche, in generale il telefono, per molti anni è stato l'obiettivo e l'amico di molti curiosi. Questo ragazzino, che all'epoca aveva soltanto 7 anni, Joe Ingressia, si accorge che è in grado di sganciare il segnale di libero dal telefono emettendo un segnale audio. Esattamente a 2600 Hz. Ve lo dico perché la gamma fonica, cioè la voce che viene trasmessa all'interno della cornetta, va dai 300 ai 3400 Hz, i 2006 sono nella banda fonica. Mentre oggi molte delle tecnologie voce, la DSL, viaggiano su delle bande esterne, tendenzialmente sopra perché è più facile, ma qui la segnalazione alla centrale era nella stessa banda audio in cui le persone parlavano. Questo ovviamente non è stata, come dire, all'epoca una splendida idea, ma. Sono passati 15 anni e Squire fa un articolo sul freaking. Quindi la cosa è assolutamente non solo di dominio pubblico, ma di inter... viene ritenuta da una un testata come Squire di interesse per il grande pubblico. Eh, viene intervistato John Draper. John Draper era famoso eh, come Captain Crunch. Captain Crunch era una marca di cereali che veniva venduta negli Stati Uniti. Ora, che rapporto ci può essere tra il telefono e i cereali? Nessuno, se non fosse che uno dei gadget all'interno delle buste dei cereali era un fischietto di plastica. Questo fischietto di plastica, per un, una fortunata coincidenza, emetteva un suono esattamente a 2600 Hz. E quindi eh, John Draper scelse la marca dei cereali come il suo, come dire, nickname. Questo articolo eh, stimola l'interesse, bisogna che io acceleri assolutamente, eh, stimola l'interesse di steve Bosniac, il quale si mette eh, a costruire Blue Box. E ci sono un paio di, di, di fatti divertenti. Il primo è che Captain Crunch non era semplicemente un freaker, cioè... Eh, più tardi andò a lavorare per la Apple e scrisse per Apple il primo Word Processor, quindi il primo editor di testi per l'Apple 2, quindi era anche una persona ovviamente con una certa competenza. E sembra che utilizzando le sue competenze fosse riuscito una, una volta a parlare con il Presidente Nixon. Eh, questo ve lo dico perché... Dopo che Wozniak si interessa di questa cosa, costruisce le blue box, Wozniak era l'elettronico del gruppo, e si dice, io non, non, non ho fonti attendibili, che una volta poi Wozniak telefonò in Vaticano chiedendo di parlare con pap, col Papa spacciandosi per Erin Kissinger. E, sembra che come dire, non ci sia riuscito solo perché in quel momento il Papa stava dormendo e chi ha risposto al telefono gli ha detto che non l'avrebbe svegliato apposta. 81 New York Times eh, riporta di un incidente di security e parla degli hacker. Nell'81 gli hacker sono ancora un asset e si sottolinea il fatto che spesso vengono ben retribuiti. Eh, ve lo dico perché mi interessa farvi notare che nell'81 la parola hacker non ha ancora una connotazione positiva o negativa, nel senso ha una connotazione semantica molto precisa, ma nessuna implicazione di tipo etico. Nell'83 esce War Games. Qualcuno di voi non ha visto War Games? Perché io metto in pausa la presentazione e aspetto che torniate dopo averla vista. <ride> eh. È un film tra l'altro con una serie di attori insomma, di una certa rilevanza, eh, Matthew Broderick per esempio. Eh, ci sono alcune tecniche interessanti all'interno del film, il primo è il word dialing, ovvero il personaggio interpretato da Matthew Broderick vuole eh, avere accesso ad un gioco, prima che questo venga, un gioco per computer, prima che questo venga messo sul mercato. Eh, sa che viene sviluppato da un'azienda che nel film si chiama Protovision, ma non ha accesso ovviamente al gioco. E quindi utilizza una tecnica che si chiama Word Dialing, che è quella sulla base della quale si compongono in sequenza tutti i numeri di telefono consecutivi all'interno ovviamente di un certo range, sperando di riuscire a farsi rispondere da qualcuno di interesse. Il problema è che facendo word dialing non sai mai chi è che ti risponde veramente, soprattutto se il numero in qualche modo non è segnato. Nello specifico nel film gli risponde il NORAD, o meglio un calcolatore del NORAD. Lui ovviamente tutto si basa sul fatto che lui è convinto di essere all'interno di una simulazione di gioco, mentre in realtà è all'interno di un calcolatore della difesa degli Stati Uniti e da qui insomma succedono cose. Eh, all'interno di questo calcolatore c'è una backdoor. Ovvero, chi ha scritto e realizzato il codice di questo calcolatore per il NORAD ha lasciato una password che sa solo lui per avere accesso al calcolatore. Nello specifico è Joshua, cioè il nome del figlio del, dell'inventore. E, e un'altra cosa, e vabbè, qui rapidamente, mentre il calcolatore del NORAD, una volta che gli viene negato l'accesso ai silos missilistici nucleari per contrastare il suddetto. Il pre, il, scusatemi l'immaginario in quel momento attacco da parte del blocco sovietico, e allora il calcolatore decide di aggredire a brute force, quindi di tentare tutte le possibili combinazioni per l'accesso ai silos missilistici usando la propria potenza di calcolo. Incidentalmente durante il film si vede che Broderick a un certo punto ha bisogno di telefonare, non ha spiccioli in tasca, svita la cornetta del telefono e raccogliendo da terra un pezzetto metallico fa un cortocircuito tra il microfono e il resto del, del telefono. Questa era una tecnica che all'epoca funzionava veramente per sganciare sui telefoni pubblici... Eh, vabbè. Eh, no, io, io ero troppo piccolo per fare queste cose. Eh, 84, Chaos Communication Congress, quindi il primo evento eh, hacker veramente rilevante in Europa. Eh, la fondazione della rivista elettronica chiamiamola 2006, eh, ed esce come vi dicevo Neuromancer di Gibson. In quest'anno 86, The Cuckoo's Egg Clifford Stoll è un ricercatore al Lawrence Berkeley National Laboratory. Lui si occupa di, mh, credo sia un astronomo lui, un astrofisico. Il suo capo gli dice: Guarda, abbiamo un problema. Mh, il tempo di, di utilizzo del calcolatore che ci hanno addebitato e eccede di 9 secondi quello che ci aspettiamo, c'è un balancing error, entità del balancing error 75 centesimi di dollaro. Quando vi dico che gli hacker sono pervicaci, come dire, eh, ci mette 10 mesi a scoprire che cosa sono quei 9 centesimi, sono l'utilizzo da parte di un'entità non autorizzata che arrivava a sua volta da un altro centro di ricerca all'interno eh, della rete, utilizzando, ve lo faccio notare, password di default, quindi la potenza delle password standard, e il quale continua a cercare documenti che hanno come keyword, ad esempio, nuclear, oppure SDI, che era un ente di ricerca nucleare americano dell'epoca. Coinvolge ovviamente FBI, la CIA, l'NSA, eh, il Dipartimento di sicurezza dell'Air Force, perché è la prima indagine su un crimine di tipo informatico eh, attraverso tutti gli Stati Uniti e anche all'estero. Primo caso documentato di, do di eh, intrusione informatica. L'acker arriva tramite un link satellitare da un'università a Brema. Quindi bisogna saltare l'oceano e riuscire a parlare con i tedeschi, ma nessuno ha mai affrontato un problema di questo genere. Bisogna tenerlo al telefono abbastanza per riuscire a scoprire. Come diavolo fa? A questo punto hanno un'idea geniale e all'epoca estremamente innovativa. Producono documenti falsi che contengano testo tendenzialmente senza alcun valore e senso, ma che contenga tutte le keyword a cui la persona ha interesse, così che lui sia costretto o a leggerli tutti o a scaricarseli tutti, e in questo modo tenerlo al telefono più a lungo. Alla fine arrestano Marcus Sess, il quale, ve la faccio breve. Stava in quel momento lavorando per il KGB. Nell'86 su 2006 esce The Hacker's Manifesto. Viene scritto da una persona che si classifica come The Mentor. Questo è una pietra miliare. Se non l'avete mai letto, leggetelo. Eh, mm, la frase che viene ripetuta all'interno del documento è Damn kids, The all alike. Quindi, maledetti ragazzini, sono tutti uguali. Quello che in quel periodo storico si vuole sottolineare è che è vero, cioè, e lasciatemi dire con una punta di orgoglio, eh, è vero anche oggi, chiaramente non quello che è scritto in questo manifesto, ma ci sono molte delle cose che sono scritte qui che ancora sono vere, sono vere oggi. Eh, questo viene pubblicato a settembre del, dell'86. The Mentor era stato arrestato a gennaio, si pensa, insomma, che il suo arresto sia stato forse l'evento scatenante per la produzione di questo documento. 88 il primo worm, il primo worm è il primo programma informatico che è in grado di usare la rete per saltare da un calcolatore all'altro. Vi ricordo che all'epoca, insomma, la rete non era una cosa come la pensiamo noi oggi, era una cosa per pochi e anche molto poco diffusa. Era un momento in cui c'erano su internet 60.000 calcolatori. Ok? Cioè, adesso ce ne sono svariate decine di milioni, e in teoria. Eh, Robert Morris, che è la persona che scrisse il Worm, l'aveva pensato come una metodologia per sensibilizzare paradossalmente alla sicurezza gli amministratori di sistema. Lui sapeva che c'erano una serie di Bug, che questi bug erano sfruttabili per prendere il controllo di un calcolatore remoto, lui scrive un software che utilizzando questi bug si replica di calcolatore in calcolatore, camminando in giro per la rete, in modo da rendere noto a chi amministrava quelle macchine che c'era un problema e che andava risolto. Eh, curiosamente, suo padre è un crittografo professionista, lavorava per l'NSA era un amico di Clifford Stoll, okay, che tra l'altro lo descrive all'interno di The Cuckoo's Egg. Eh, c'è un problema, <ride> come vi dicevo, un bug ogni 4.000 righe di codice, eh, per quanto lui avesse previsto che una volta che il suo software eh, eh, prendeva il controllo di un calcolatore, poi controllasse di non essere già in esecuzione per caso su quella macchina, c'è un problema in quella parte di codice, non solo... L'oggetto eh, viola 6.000 calcolatori, ma tende a reinstallarsi più e più volte sui calcolatori sui quali ha accesso. Conseguenza, li sdraia completamente, non rispondono più, non sono più utilizzabili. E a peggiorare la situazione c'è il fatto che uno dei bug che lui utilizzava coinvolgeva un programma per la trasmissione della posta che era l'unico strumento che avevano per dire agli altri come ci si liberava di questo oggetto. Quindi gli amministratori segmentano internet e non ricevono più la posta, si tengono le macchine infette, non sanno come comunicare, Insomma, all'epoca è stato un problemone. È anche la prima condanna sulla base del Computer Fraud and Abuse Act. Eh, fino allora non c'erano stati episodi di questo genere, sfortunatamente nel 1991 lui è eh, il primo come effetto positivo a quello della creazione del primo computer emergency response team, quello della Carnegie Mellon. Nel 91 esce The New Xer dictionary, stampato dalla Mid Press, eh, scritto da Eric Raymond che probabilmente è più facile conosciate per il libro The Cathedral and the Bazaar, cioè il libro che in qualche modo contrappone i modelli di sviluppo software in favore eh, del Bazaar, quindi il modello che ha portato a Linux quindi una specie di manifesto diciamo, del software libero, eh, Eric Raymond scrive all'interno di questo dizionario che l'utilizzo della parola hacker per classificare e descrivere una persona con intenti negativi è da considerarsi deprecato e la parola corretta è cracker. Eric è lui stesso un hacker. Ci tiene a difendere, lasciatemi dire, il buon nome di questo, di questo termine. Sono passati dieci anni dal primo uso che ne abbiamo visto eh, precedentemente. Nel 92 esce Sneakers, questo è un altro film che dovete assolutamente vedere, anche perché Robert Redford, Danny Croyd, Ben Kingsley, River Phoenix, Sidney Poitier, insomma, è interessante, è bello, è ben girato, forse è un po' semplice per quello che ci possiamo aspettare noi oggi da un film che tratta di questi temi, Martin Bishop è il protagonista, eh, è a capo di un Tiger Team, il suo mestiere è, nello specifico, andare nelle banche, fregargli i soldi e dimostrargli come hanno fatto a farlo, di modo che la banca si possa in futuro difendere da questo tipo di attacchi. Questi sono i pentest. Nello specifico, loro vengono, lui viene contattato eh, da due sedicenti agenti dell'NSA, quindi non vi sfuggirà l'ironia, eh, per recuperare un circuito elettronico che è eh, nelle mani di uno, di uno sviluppatore, di uno scienziato. Lo, il circuito elettronico si chiama Set Astronomy, eh, che è eh, poi durante il film si scopre: eh, l'anagramma ehm, eh, per Too Many Secrets. Eh, non so se spoilerare il film orrendamente e dirvi perché si chiama in questo modo, decido di no. Eh, nello specifico uno dei personaggi che eh, è coinvolto all'interno delle avventure del Tiger Team di, di Martin Bishop si chiama Whistler, perché c'erano persone che ai tempi del Freaking riuscivano a fischiare il tono dei 2006 e quindi... E guarda caso, è pure cieco. Questo è un estratto di un dialogo che c'è tra Ben Kingsley e Robert Redford, che secondo me è molto 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 attuale ancora oggi. La guerra è su chi controlla l'informazione. Non sono le bombe, non sono i proiettili. E questo è particolarmente vero all'interno del cyberspace. 94, The Italian Crackdown, questo è un evento molto traumatico per la comunità telematica italiana. Eh, viene chiamato anche FidoBust perché colpì FidoNet. FidoNet all'epoca era una. All'epoca, FidoNet è tuttora una rete di calcolatori che comunicano tramite le linee telefoniche. Ogni nodo eh, in modi eh, intelligenti si telefona, si scambiano dei messaggi, in questo modo. Ogni calcolatore è indirettamente collegato con qualsiasi altro calcolatore, ci si possono mandare messaggi, scambiare software e fare un sacco di cose. Ovviamente è una rete totalmente volontaria, cioè non è finanziata da nessuno, non aveva dei costi di partecipazione se non quelli della propria bolletta telefonica e così via. La Guardia di Finanza perquisisce, sequestra più di 200 point di Fidonet. Voi immaginate nel 94 quanti si potessero una volta sequestrato il proprio personal computer permettere di comprarne un altro. Oggetti che costavano 5 milioni di lire, Beh, assolutamente. Altra cosa di cui molti si lamentarono è: vennero sequestrati i tappetini dei mouse, vennero sequestrate le stampanti, cioè cose che purtroppo all'epoca le forze dell'ordine non erano molto al corrente. Sfortunatamente le bbs legali, che erano una ventina e solo su invito tendono tendenzialmente a salvarsi, nasce a Pescara Metrolographics, la prima associazione telematica italiana, proprio in qualche modo per aggregare persone come i point che erano stati colpiti. E la cosa viene trattata sia all'interno di Spaghetti Hacker, Andrea Monti, Stefano Chiccarelli, sia all'interno di The Italian Crackdown di... 96, Practical Internet Security, Garfinkel dice «Today the confusion on the over the term hacker has largely been resolved». Sfortunatamente ci si arrende alla definizione di hacker come delinquente nel 1996. Eh, abbiamo smesso di combatterla. Eh, 98, il loft, scritto con la zero vengono chiamati a testimoniare davanti al congresso degli stati uniti sullo stato della sicurezza di internet e ehm, è buffo vedere eh, questa banda di cappelloni in giacca e cravatta seduti davanti a una lunga scrivania con un senatore degli stati uniti che fa loro domande eh, la domanda forse più famosa dell'intero intervento fu questa eh, mi hanno detto che voi pensate che nel giro di 30 minuti sa, i, voi sette sareste in grado di rendere internet inutilizzabile per l'intera nazione. È vero? Eh, Madge, che risponde a questa domanda, gli dice eh, sì, è corretto, in realtà basta uno di noi e con molto meno di 30 minuti sotto c'è poi il link al video esattamente al minuto in cui succede questa scenetta tra l'altro maggio nel, nel video si vede che si gira verso gli altri ridendo come dire per 30 minuti e voglia ci prendiamo anche il caffè <ride> passiamo a eventi più recenti cercherò davvero di accelerare perché mi rendo conto di essere parecchio in ritardo questo è grosso 2004 olimpiadi greche Arriva l'NSA per dare una mano alla Grecia a fare il controllo eh, antiterrorismo. Eh, la Grecia spalanca loro le porte. Al termine del, dell'evento, l'NSA se ne va o no? Eh, 24 gennaio 2005: aggiornamento eh, software alla parte eh, all'interno della mh, compagnia di telecomunicazioni che ha il compito di ruotare le chiamate e gli sms tra i clienti. C'è un bug. Dopo l'aggiornamento software, gli sms non passano. Eh, vengono salvati dei log e vengono mandati ad Ericsson, che sono quelli che producono la centrale telefonica. Ericsson trova 6500 righe di codice all'interno dello switch che non hanno scritto loro. 4 marzo, cioè due mesi dopo. Si scopre, guarda caso, che da agosto 2004 a marzo 2005, cioè quando questa cosa viene trovata, 100 telefoni del eh, governo greco fondamentalmente e tutta un'altra serie di persone di interesse eh, questi telefoni sono intercettati le loro chiamate vengono ridirette su sette telefoni anonimi eh, che dopo un po di tempo diciamo dieci anni si scopre erano state acquistate da una persona mh, di nazionalità americana con forti legami con eh, il governo americano, che durante gli ultimi tempi la localizzazione della cella posizionava questi sette telefoni in un'area compatibile con la posizione dell'ambasciata americana ad Atene. 2005, Sony Roadkit, questo è stato il più grande <ride> problema di, di PR del, mon del mondo probabilmente, Sony decide che la gente non si deve copiare le eh, canzoni. Cosa fa? introduce del software dentro i suoi CD audio che si installa di nascosto sui computer di quelli che li infilano dentro i loro computer. Facile, no? L'avremmo pensato tutti. Eh, sfortunatamente, prima di tutto, il software è vulnerabile, quindi installa del software che ha dei problemi di security, che spia l'utente e che riporta i suoi comportamenti a Sony. A questo punto, quando qualcuno se ne accorge, succede un casino bello grosso. A questo punto, Sony afferma che l'evento all'inizio è unintentional. Dopodiché che il software è not harmful, quindi non è dannoso, dopodiché rilascia un uninstaller. Questo uninstaller che cosa fa? Semplicemente rende non più nascosto il software che veniva installato prima, installa della roba aggiuntiva, pure lei è vulnerabile, raccoglie un indirizzo di posta elettronica dall'utente, cioè... Avete presente quando mettete il piede in un posto in cui non dovreste e spostando il secondo capitate in una cosa identica? Ecco, Sony ha fatto esattamente quello. <ride> Nel 2007 Sony decide che forse non è una strada sulla quale avventurarsi. Questa la conoscerete perché siete più dell'ambiente di me, News of the World, eh, 4000 segreterie telefoniche di telefoni UK violate tra giornalisti e investigatori privati eccetera. Si scopre Rupert Murdoch che è il proprietario del giornale, lo chiude fondamentalmente, viene arrestata della gente. 2006 Telecom Italia, il Tiger Team, eh, il coinvolgimento della security di Telecom ha eh, Sembra attacchi eh, nei confronti di giornalisti italiani, di eh, persone, l'inchiesta su in Brasil, eccetera, eccetera. 2007, TJX, catena dell'abbigliamento, si rubano 45 milioni di carte di credito. È un numero rilevante, per l'epoca è il più grosso data breach, cioè è la più grossa esfiltrazione di numeri di carte di credito che si fosse mai vista, tramite una WiFi non sicura in uno dei negozi. 2007-2010, questo è importante, immagino che però lo conosciate già, eh, nel novembre 2010 era, era il periodo in cui eh, erano tutti preoccupati del programma nucleare iraniano, gli iraniani avevano detto noi arricchiremo l'uranio. 2010, Ahmadinejad dice che i problemi che hanno avuto a Natanz, che era uno dei posti dove <coughs> l'uranio veniva arricchito, sono figli di un problema software. Eh, lo stesso giorno due scienziati nucleari americani, eh, pf, pardon, eh, iraniani sono vittima di autobombe. Nel gennaio 2012 succede la stessa cosa al direttore dello stabilimento. Questo è un eh, grafico che voglio farvi vedere. In questa parte qui, cioè par parliamo ad inizio 2009 fino a 2011, in rosso vedete il numero delle centrifughe per l'arricchimento dell'uranio in funzionamento. Quelle nere erano l'intero numero di centrifughe installate. Questo vuol dire che eh, Stuxnet è in grado di dimezzare la capacità di produzione dell'uranio da parte dell'Iran in questo impianto. In Stuxnet c'erano quattro zero-day all'epoca. Questo è il motivo per cui l'oggetto viene classificato immediatamente come un'arma digitale prodotto da un governo, cioè nessuno. Nessuno, è un problema di business. Nessuno sano di mente mette 40 day dentro lo stesso oggetto. Nessuno è così interessato a fare qualcosa per bruciarsi i 40 day, rendendoli potenzialmente pubblici se non, ovviamente. È tardissimo. Eh, ok, di questo non ve ne parlo perché chissà in quanti ve ne hanno già parlati in parlato. Eh, nel 2013 un malware aggredisce il New York Times, vengono rubate le password, si scopre che sono stati violati i computer di 53 dipendenti, guarda caso, ovviamente, il governo cinese nega di avere qualunque tipo di a che fare. 2013, target. Un altro databriccio che insomma, ha fatto abbastanza scalpore, 40 milioni di numeri di carte di credito, accesso alla rete dei sistemi di pagamento. Sono passati da chi faceva loro manutenzione sui sistemi di condizionamento. 2013, BelgaCom, questa è ancora più grossa. Nel 2013, eh, un aggiornamento ai server di posta di BelgaCom eh, peggiora un problema che loro già avevano. Questi signori che hanno appunto clienti piuttosto influenti in Belgio eh, sono interessati a scoprire davvero come stanno le cose. Chiamano eh, quelli di Foxit e gli fanno fare un'analisi. Questi si accorgono che su un certo numero di macchine c'è in esecuzione un malware che chiameremo Regin. Un malware è, eh, è inutile che ve lo dica, insomma un software eh, pensato per eh, compromettere in qualche modo eh, computer o reti. Eh, la cosa peggiore è che vengono compromesse anche le macchine sulle quali transita il traffico dei clienti di BelgaCom, chiunque si siano. Questo perché? Perché eh, poi questo lo scopriremo da Snowden, all'epoca eh, il Government Communication Headquarters, eh, la, la parte che fa Signal Intelligence inglese, era interessata a avere ulteriori accessi rispetto a quelli che evidentemente mi aspetto avessero già. Alla rete, alla rete di BelgaCom. Ok, questo ve lo salto direttamente perché non credo che... È importante, ricordiamoci, che a luglio lui manda una mail per invitare a una conferenza stampa dall'aeroporto di Mosca. È importante perché nel 2013 chiude LavaBit. Chiude LavaBit senza che nessuno sappia perché. È un fornitore di posta elettronica, fornisce un eccellente servizio a 400.000 clienti. Da un giorno all'altro il suo proprietario pubblica... Uh, un post, se ricordo bene, nel quale dice signori sapete che c'è la vostra posta? Stiamo chiudendo, addio. Clic, gira l'interruttore e spegne tutto. Chiunque fosse cliente Lavabit rimane senza servizio di posta. La cosa ha insospettito molti. Ovviamente scopriamo dopo che non solo Lavabit aveva ricevuto una National Security Letter quindi un gag order, quindi non poteva parlare del fatto che era stata obbligata. O meglio, che era stato chiesto loro di rivelare le chiavi di cifratura del traffico in transito. Questo era quello che era stato chiesto loro dal governo. Scopriamo solo dopo, perché abbiamo sbagliato nella desecretazione degli atti sull'Avabit, che l'indirizzo già ovviamente si sospettava. La conferma l'abbiamo avuta mh, la settimana scorsa, due settimane fa che quello era l'indirizzo di posta con cui Snowden invitò le persone alla conferenza stampa in aeroporto. 2014, Home Depot, si fanno 56 milioni di numeri di carte di credito e 53 milioni di indirizzi mail dei clienti e anche quella è una cosa interessante perché nel momento in cui voi avete delle mail valide che siete in grado di profilare le potete usare per fare cose utili. Quando la security fa notare che probabilmente il loro approccio era stato sbagliato nel passato, la risposta che mh, prima che questo si verificasse del management era stata: Ma noi vendiamo martelli. La security non è il nostro core business. 2015, hacking team, anche di questo non ve ne parlo. Un leak da 400 giga, eh, diversi, diversi zero day, eh, ne parleranno, ho scoperto dal programma più tardi. Eh, in sala perugino quindi nel caso vi, vi invito ad andare eh, questa è la conclusione la faremo spero insieme vi prego insomma chiaramente io capisco quello che avete bisogno di comunicare al pubblico quindi serve uno stereotipo però non fermatevi voi ok alla felpa nera per cortesia e quando io vedo adesso in tutta sincerità vedo uno col Passamontagna che scrive a un portatile la prima cosa che mi chiedo è: ma che prurito alla faccia deve avere quel povero disgraziato? E soprattutto, perché gli serve il passamontagna per lavorare? Cioè... La stampa è molto importante per divulgare queste cose. E quindi, è secondo me molto importante che il giornalista capisca le implicazioni, magari ovviamente non i dettagli tecnici, perché non è il suo mestiere ma neanche che se ne astragga troppo, perché il rischio, come vi dicevo all'inizio, è che generalizzare troppo, andare troppo sul, sull'astratto, poi non riesca a far passare il messaggio, cioè il lettore non capisce perché sono successe certe cose. Eh, ovviamente l'opinione pubblica in un qualche modo pilota gli investimenti, che è quello che a me come esponente, se volete, del mercato dell'information security interessa, cioè che... Eh, lo Stato italiano e non solo, ma anche l'opinione pubblica, le persone si rendano conto che vale la pena di spendere gli sti 50 euro per un antivirus e da lì a seguire. E chiedetevi sempre perché succedono alcune cose, non sempre quello che succede è così ovvio perché. E succederanno altre cose come quelle che vi ho rapidamente fatto vedere. E Andrea stamattina ha fatto un'altra conferenza molto, molto interessante. In Italia eh, ci sono molte persone competenti, io in questa stanza ne vedo almeno cinque, eh, parlate con loro, eh, fatevi spiegare le cose. Diciamo state anche attenti a come divulgate le cose, nel senso che se fate un articolo che parla delle chiavi universali per l'apertura delle valigie della TSA, e allegate una fotografia di questo livello di dettaglio, la cosa successiva che succede è questa: cioè la gente se le modella e se le stampa con la stampante e ci apre qualunque bagaglio che sia compatibile con la TSA. Quindi anche lì, insomma, un po' di attenzione al dettaglio, soprattutto a che cosa dite alla gente. Se raccontate alla gente che è uno scandalo che esista una chiave universale per aprire a Manhattan moltissime metropolitane, i parcheggi, i pozzi degli ascensori, è uno scandalo, è terribile. E poi allegate una, una foto di questo tipo, nel giro di quattro ore chi capisce qualcosa di chiavi ne ha in tasca un mazzo da cento e le sta vendendo all'angolo della strada, ok? Quindi per quello dico che secondo me è importante che abbiamo tutti chiaro di che cosa si sta parlando, perché se no, il rischio ovviamente... E che succedono cose di questo tipo. Dall'altra parte che cosa possono fare i tecnici, che cosa possono fare gli hacker? Sicuramente dobbiamo imparare, eh, siamo tutti un po' ossessivi compulsivi, forse eh, come dire, è anche quello che ci porta a fare quello che facciamo, accettare dei compromessi, perché la divulgazione chiaramente ha bisogno di compromessi, eh, dobbiamo confrontarci forse di più con altri ambienti che, che non siano quelli tecnici dell'hacking. È una comunità che, secondo me, si guarda molto l'ombelico, eh, un po' anche per il problema precedente: nel senso che ci piace parlare con della gente che sia sul nostro stesso livello di dettaglio e tecnico e tendiamo ad annoiarci un po' a dover fare divulgazione. E poi me lo dovete dire voi. Insomma, io eh, spero oggi di essere riuscito a comunicarvi un po' che cosa. Come abbiamo visto le cose, che cosa è successo, che cosa faremo, secondo me queste due cose nel futuro influenzeranno molto la vita nostra e di tutta un sacco di altra gente. Google ha una sua artificial intelligence, Facebook ha una sua artificial intelligence, IBM ci ha vinto Geopardy, Google ci ha vinto un campione di Go. Microsoft ha messo su Twitter la sua artificial intelligence che nel giro di 24 ore è diventata una ragazzina razzista e hanno dovuto eutana eutanasizzarla. Non so come si dica, il che insomma prosegue una lunga tradizione. Grazie mille, io Immagino ovviamente di eh, dover lasciare posto al successivo relatore, quindi staccherò tutto quanto, eh, mi fermo eventualmente qui fuori nel caso voleste fare domande.